Un'occhiata al cronometro, lo fa partire, fischietto in bocca, allora via, si parte. Buon divertimento con Sassuolo Juventus, la 34esima giornata del campionato di Serie A. La va a scansionare, Berardi vuole calciare, Berardi, Szczęsny, la mette in calcio d'angolo con il destro, Domenico Berardi, grande parata di Szczęsny. Si butta dentro, Kyriakopoulos ancora con l'esterno, colpo di tacco, attenzione, va ancora il Sassuolo con la conclusione, la palla in rete, ha segnato Raspadori per il vantaggio della Sassuolo. 38esimo minuto, Sassuolo 1, Juventus 0, il gol di Giacomo Raspadori. Kyriakopoulos, movimento dentro la sponda per il sinistro tra palo e portiere di Raspadori. 1-0 per il Sassuolo. Kyriakopoulos indica la strada a Maxim Lopez, viene pressato Kyriakopoulos in difficoltà, la Juve recupera il pallone, attenzione a Zaccaria, Zaccaria al servizio verso Dybala, 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 Dybala! Il pareggio della Juventus, Paulo Dybala al 45esimo minuto, rimette le cose a posto, 1-1! Gran sinistro sotto la traversa di Paulo Dybala, gol importantissimo per dare una sterzata alla partita qui. Bravo Morata a recuperare il pallone su Kyriakopoulos e poi il servizio di Zaccaria per Paulo Dybala, gran botta sopra la testa di Andrea Consigli, ritrova il gol. Eccolo qua il suo traversone in mezzo, colpo di testa, la parata e poi non ci arriva Bonucci sulla zuccata di Morata. Quindi vediamo Morata di testa, grande parata di riflessi di Consigli. De Sciglio. De Sciglio vuole il traversone, De Sciglio riesce a mettere in mezzo per Ken, la parata da parte di Consigli, forse anche la deviazione da parte di Kyriakes. Szczęsny, Bonucci, Bonucci va alla fiondata lunga e profonda, Alexandro colpo di testa verso Ken, Ken vuole girarsi, Ken crea movimento, Ken, Ken, la Juventus è in vantaggio, Moise Ken, gol d'attaccante di razza con il mancino sotto le gambe di Consigli, a due dal termine, siamo avanti noi con Moise Ken, 2-1 per la Juve, lancio millimetrico da parte di Leonardo Bonucci di testa, Alexandro ci crede, guardate qui Ken come porta a spasso Kyriakes e poi va a bucare Consigli, 2-1 per la Juventus. E questo nella lotta alla Champions League può avere un valore pazzesca questa rete di Moise Ken, 2-1. Finisce qui la partita, la Juventus vince al Mapei Stadium di Reggio Emilia, una gara molto importante in chiave Champions League.